Buongiorno ragazze, oggi ho pensato di parlarvi di due trattamenti per i capelli molto diversi, direi. Perché volevo parlarvi di questi due trattamenti? Perché arriva l'estate, andiamo al mare e vogliamo comunque avere dei capelli più belli e non dover starne troppo dietro, posso dire così. Allora, la prima, che è la permanente, ovviamente si chiama permanente perché è proprio permanente, quindi se decidete di fare una permanente, il riccio vi resterà nei capelli fin quando lo taglierete tutto giù. Ovviamente è una tecnica che andrete a fare in salone, non vi suggerirei mai di farlo a casa. Le permanenti al giorno d'oggi sono molto più belle, possiamo dire così, perché non contengono così tanta ammonia come contenevano una volta, però hanno lo stesso una puzza tremenda. Quindi il profumino della permanente vi resterà nei capelli per 2 settimane. Io quando ho avuto la permanente, che è stato tanto tempo qua, tanto tempo fa, avevo deciso di farla e sinceramente mi lavavo i capelli tutti i santi giorni e prendevo il profumo nei capelli perché, oh mio Dio, quella permanente per 2 settimane puzza. Una cosa da evitare con la permanente è sui capelli decolorati, quindi se avete dei colpi da sole non lo suggerirei, perché è comunque un trattamento, possiamo dire, potente. Danneggia i capelli se fatto su dei capelli con i colpi, se questo fa senso. Anche se comunque avete, tipo, se siete andati da un colore scuro, avete decolorato i capelli e siete andati su un colore più chiaro perché avete usato del decolorante, non suggerirei la permanente per niente. E questo parlo nella mia esperienza, perché io avevo dei capelli sul castano scuro quando avevo deciso di fare la permanente e avevo deciso comunque di andare un colore più chiaro e fare anche dei colpi. Allora ero all'inizio, possiamo dire così, della mia carriera e non capivo, non sapevo tantissimo di che cosa stavo facendo, però non mi hanno avvertito neanche che i miei capelli si danneggeranno, nel senso che se hai un colore naturale nei tuoi capelli o comunque un colore e fai la permanente, andrà ancora bene, però se c'hai dei colpi, ovviamente il capello ha già sofferto la decolorazione, quindi veramente non suggerirei di fare la permanente. Se decidete di fare la permanente, se non l'avete mai fatta, però vorreste farla, ovviamente adesso non è più come una volta, quindi non ci sono quei bigodini sottilissimi che uso per la mia nonna per farle la permanente, però ci sono anche quelli belli grossi, quindi ti danno delle onde più morbide. Ovviamente ogni capello prende nel suo modo, alcuni capelli prendono di più, alcuni prendono di meno, quello parlo della mia esperienza con le clienti. Ci sono capelli che prendono la permanente favolosa e c'è un riccio bellissimo, e ci sono capelli che non la prendono così bene e non sembra più un riccio spettinato, quindi ogni capello è diverso, non prenderà lo stesso, quindi se lo vedete sulla vostra amica non vuol dire che
il riccio sarà lo stesso su di voi. Una cosa che io suggerisco sempre è di fare una piega appizzicata prima di fare una permanente. Se vi piace su di voi come è una piega appizzicata, la permanente sarà lo stesso riccio. Se avete deciso, oppure se avete una permanente, suggerirei di usare dei shampoo delicati e usare delle maschere molto ammorbidenti, quelle a base di burro di karité e quelle a base di olio di mandorle. Sono favolosi specialmente per i capelli ricci, quindi anche se avete un capello riccio naturale, sono favolosi per i capelli ricci. Una cosa che dovete tenere in mente se decidete di fare una permanente è che non laverete i capelli e poi la piega sarà perfetta. Se dovete sempre usare una mousse oppure un gel, un olio, sea salt, spray se volete, per avere i ricci belli. Se no, tendono a essere molto crespi, quindi se voi lavate i capelli e poi li lasciate asciugare senza nessun prodotto, tendono a essere molto crespi e non mica tanto belli. Quindi anche se avete una permanente dovete usare una mousse dei prodotti per lavorare il capello, per avere una piega bella. Quindi ovviamente la permanente non direi che fa male ai capelli, però dovete curarli un po' di più perché anche quando fate un colore avete visto che comunque magari i vostri capelli se usate un colore professionale non tanto, però se usate i colori che trovate al supermercato, ovviamente vedrete che i vostri capelli non saranno così morbidi come li avete avuti prima, se questo fa senso. Nel senso che si asciugano un pochino, è sempre un trattamento per i capelli, quindi io veramente suggerirei di usare delle maschere. Ovviamente, se avete i capelli decolorati, vi prego, non fate mai la permanente. La permanente è molto molto buona per capelli grassi perché asciuga un po' la cute, se questo fa senso, e non è perché vi dà il riccio, vi dà quel volume. Non saranno così grassi come prima, non so come spiegare questa cosa. I miei capelli di solito sono estremamente grassi, li devo lavare tutti i giorni. Se voglio non lavarli, tipo se voglio fare un giorno sì e un giorno no, uso sempre un shampoo, dry shampoo. Cioè shampoo per i miei capelli. Però quando ho avuto la permanente, sinceramente potevo lasciarli e anche non lavarli per 2 settimane. Vabbè, non penso che mai successo, però li ho lasciati una volta per una settimana per vedere cosa succedeva e non erano per niente grassi. È stata una cosa spettacolare perché non ero abituata a quello. Quindi se avete i capelli grassi potete considerarla. Ovviamente se vi piace il riccio, è come ho detto, prima fate una piega pizzicata. C'è un video sulla piega pizzicata, quindi lo lascerò nell'info box, che così potete anche farla su voi stessi a casa. Vedete se vi piace il riccio e poi ovviamente pensate di farla o non farla, perché una volta fatta, come ho detto, fin quando non tagliate tutti quei capelli, il riccio non se ne va, è proprio permanente. Una domanda che
che ho visto spesso anche se i prodotti per la permanente irritano i capelli. È vero, allora è sempre comunque un prodotto potente, possiamo dire così, contiene ammonia, quindi potete anche essere allergiche al liquido della permanente. Quindi io vi suggerirei di andare, se decidete di fare una permanente, di andare a fare un patch test, quindi chiedete alle ragazze di prendere un po' di liquido, metterlo ovunque avete la pelle sensibile. Quindi io di solito anche con il colore, se devo fare un patch test, lo metto un pochino dietro l'orecchio, perché è qua che la pelle è molto sensibile. Così vedi se hai una reazione allergica oppure se va bene. È lo stesso con qualsiasi prodotto chimico, che sia permanente, che sia un colore o che sia la stiratura. Io vi suggerirei veramente di prima di fare un patch test. Anche quando comprate una crema per la faccia, e se è una crema nuova che non avete mai usata, vi suggerirei veramente di fare un patch test dove la pelle è più sensibile. Quindi potete anche usarla, tante volte la mettiamo anche qua sul braccio, che la pelle è molto sensibile, e lasciatela per 48 ore, tanto per essere sicure che non avrete una reazione allergica. Credetemi. Ho avuto clienti con reazioni allergiche e non volete subire una cosa così. La permanente è molto buona anche ovviamente quando andate in vacanza, è favolosa perché specialmente adesso che arriva l'estate col mare, mettete un po' di mousse, oggi non ce la faccio a parlare, mettete un po' di mousse. Ed è favolosa, andate che è una favola, veramente buona. Sono anni e anni, mi ricordo, che provano a portare ancora la permanente nel commercio. Non so se sono riusciti. No, scusatemi ragazze, non so se sono ancora riusciti in Italia, perché vedo più liscio che riccio, però sì, se vi piace il riccio è una bella cosa da fare. Poi passiamo alla stiratura permanente. Loro dicono stiratura permanente, però la stiratura ovviamente quella è l'opposto della permanente. La fate se volete dei capelli veramente lisci. Non lo suggerirei, allora io l'ho fatto quando ero in Italia 2 anni fa, però sinceramente sui miei capelli non c'era neanche bisogno. I miei capelli sono un po' sul crespino, però più lisci che altro. Quindi io l'avevo fatta pensando che mi aiuterà ancora di più, mi piaceva ancora il liscio liscio liscio, e pensavo che mi aiuterà ancora di più con la piega, però non è che ha cambiato tanto. Anche quella non la suggerisco tantissimo sui capelli con i colpi. Devo dire che allora dipende, quando io lavoravo in Italia abbiamo avuto il trattamento della Alpha Parf, che era appena uscito 3 anni fa. Quindi secondo me il trattamento dell'Alpha Parf è favoloso. Però, e c'è un però, era veramente potente. Quindi per i capelli veramente ricci, veramente crespi, era una cosa stupenda. Però per i miei
il tipo dei capelli che ho io, che avevo deciso di farla, la stiratura, e anche questo avevo i colpi quando avevo deciso di farla, ho trovato che le mie punte si erano un po' bruciate. Allora, si può bruciare i capelli con la stiratura. Questo non è il prodotto, è la colpa è della parrucchiera, perché se usi, ovviamente quando fai una stiratura, prima deve fare lo shampoo, che è uno shampoo che pulisce tutto il capello di tutte le cose che usiamo noi a casa, diciamo così, i shampoo sbagliati, le maschere, i balsami. Quindi avrete veramente un capello pulito dopo questo shampoo. Secondo, deve asciugarlo. Terzo, mettiamo il proprio prodotto della cheratina, e poi si lascia sui capelli 25-30 minuti, e poi passiamo all'asciugatura. Allora, una cosa che è stata diversa dall'Italia, qua a Londra, che io in Italia asciugavo i capelli completamente e poi passavamo ciocca per ciocca, quindi prendi ciocche sottili e passi la piastra 7-8 volte sulla ciocca. Quindi ovviamente la piastra era sui 200 gradi e il capello ne soffre perché la piastra è troppo calda. Però una cosa che quando sono venuta qua a Londra e ho visto che mi è piaciuta tantissimo, che asciughiamo i capelli, facciamo, scusatemi, ma ho un dente che mi fa un male pazzesco. Quindi asciughiamo i capelli, facciamo una piega liscia, proprio bella liscia, e poi passi la piastra soltanto una volta o due sulla ciocca, quindi il capello non ne soffre così tanto. Quindi se decidete di fare una stiratura brasiliana, provate a dirgli alla vostra parrucchiera di fare una piega e poi passare soltanto una volta o due la piastra sul capello. Cosa volevo dire? Ah sì, cheratina, loro dicono stiratura permanente, però la permanente è permanente, quindi fin quando non tagliate i capelli sarà permanente. Invece la stiratura brasiliana non è permanente, nel senso che resterà nei capelli tra i 3 e i 6 mesi, dipende anche quanto riccio e quanto crespo è il vostro capello. Quindi dopo 3 mesi comincerà i vostri capelli a andare normale come erano prima, quindi se erano crespi, ricci, ovviamente piano piano andrà a quello. Una cosa molto importante con la stiratura è usare uno shampoo senza sale. Vi lascerò sotto dei shampoo per vedere. Ovviamente quando andate da parrucchiera e decidete di fare questo trattamento avranno il loro shampoo e balsamo. Veramente usatelo, perché se voi fate un trattamento del genere ovviamente costerà una fortuna, secondo me. Mi ricordo che ancora 3 anni fa e anche qua adesso costa veramente tanto, e ne vale la pena perché ovviamente toglie tutto il crespo dal capello e vi lascia i capelli molto morbidi. È molto più facile gestirli se avete un capello riccio e volete
andare più sul dritto. La piega vi durerà molto di più. È un trattamento favoloso se ovviamente quando andate al mare o quando, perché non, se avete un capello riccio e crespo e volete avere più un, vi piace avere una piega liscia, è un trattamento favoloso, è un trattamento fantastico. Però stavo dicendo, se non usate il loro shampoo specifico, perché io mi ricordo quando ero in Italia, ovviamente anche lo shampoo costava un po' di più di quel shampoo normale, mi sembra che era sui 15 euro lo shampoo e sui 15 euro il balsamo, quindi ovviamente su un capello medio mi sembra che una stiratura permanente era sui 100 euro. Ovviamente probabilmente i prezzi sono cambiati, io parlo di 3 anni fa, quindi mi ricordo che la mia titolare non gli diceva di prendere anche lo shampoo perché gli sembrava che comunque 30 euro in più è tanto, quindi non voleva sforzare la mano della cliente. Però con la Brazilian Blow Dry devi usare il suo shampoo, quindi non dico se vai a fare non so, la Brazilian la stiratura brasiliana della Vella, compra il shampoo della Vella, però deve essere uno shampoo sulfate free, quindi ci sono anche dei shampoo probabilmente un po' meno costosi di quello che venderà la vostra parrucchiera. Proverò comunque a lasciarvi nell'info box dove potete trovare e comparare un po' i prezzi e vedere. Però veramente usatelo, adesso ci arrivo, usatelo perché se no si toglie dal capello più presto. Nel senso che ho avuto una cliente qua a Londra con i capelli lunghissimi. Abbiamo fatto la stiratura brasiliana. Tutto è andato bene, le ho detto, ti prego, usa lo shampoo Sea Salt Free Shampoo. Usa lo shampoo e usa il balsamo che non contengono sali. Lei non mi ha ascoltata, è andata a casa e ha usato Pantene Prove. Allora, qua probabilmente è un po' diverso perché in Italia facevo la stiratura brasiliana e poi lavavo i capelli della cliente, li asciugavamo e lei se ne andava. Qui è un po' diverso i prodotti, non so se sono i prodotti che sono qua o comunque sto facendo una comparazione di quello che faccio qua e quello che facevo in Italia. Probabilmente, ovviamente, non tutti i brand sono lì. Sono lo stesso, però quello che uso qua, il prodotto deve stare nei capelli da un giorno a 4 giorni a casa. Allora, dopo che io ho fatto una stiratura brasiliana su una cliente, lei se ne va a casa, la tiene i capelli proprio così con il prodotto nel capello, quindi dovete tenere i capelli dritti, non dovete metterli dopo l'orecchio, deve proprio lasciarli giù dritti da 1 a 4 giorni e passare la piastra tutti i giorni. Questo gli dà un prodotto finito, posso dire così, molto più buono. Quindi i suoi capelli luccicheranno di più, la stiratura starà più nei capelli. In Italia invece mi ricordo che facevo la stiratura brasiliana, finito tutto il processo della stiratura brasiliana, lavavo i capelli e poi asciugavo i capelli della cliente e se ne andava a casa. Secondo me
è molto più buona quella che è qua. Quando ero in Italia non mi piaceva tanto fare la striatura brasiliana. Qua mi piace un po' di più, secondo me si lavora un po' di più con il capello. Comunque, stavo dicendo a di questa cliente, abbiamo fatto la striatura, è andato tutto benissimo. Lei se n'è andata a casa, dopo 4 giorni si è lavata i capelli con il plantain prouvé. È tornata in salone, è stata la mia prima cliente che è tornata in salone e ha detto: "Non funziona, sui miei capelli non so cosa hai fatto, però non ha funzionato." E ho detto: "Allora, è un anno che faccio strirature brasiliane quasi tutti i giorni, c'è qualcosa che non va." E abbiamo cominciato a mettere le domande, ovviamente, cosa hai usato, e poi mi fa: "Ho usato uno shampoo, sì, ho lavato i capelli con il plantain prouvé." Grazie. 120 mi sembra che ha dovuto pagare 120 pound di tratamento. E tu lavi i capelli con il plantain prouvé e ovviamente la Brazilian Blow Dry è venuta tutta giù. Cioè i suoi capelli erano ancora crespi, brutti, quindi non ho domande. Quindi sì, veramente usate il loro shampoo, perché se no spendete dei soldi inutili. Il loro shampoo e il balsamo anche. Come ho detto, non deve essere per forza dello stesso prodotto, diciamo che usate Vella, non deve essere della Vella, usate Alpha Par, non deve essere per forza della Alpha Par. Può essere anche un altro brand, però deve essere sulfate free, quindi senza sale. Un'altra cosa sulla striatura brasiliana, ovviamente questo non è permanente, dopo un po' i capelli ritornano. Una cosa che io ho visto tantissimo e tantissime domande è sulla striatura, che dicono praticamente allora, dico, le mie clienti dicono che dopo che hanno avuto una striatura brasiliana, gli sembra che i suoi capelli sono molto più secchi. Allora, io personalmente dico che non è vero. Ovviamente, è come una cosa abituale. Cioè, quando fai la prima volta la striatura la striatura brasiliana, ovviamente i capelli sono talmente sofficiosi, talmente luccicosi, che dici: "Wow, che bello, cioè, ti sembra un altro mondo." Con i tuoi capelli lavori molto di più, le pieghe sono molto più belle, li asciughi molto più subito, perché cioè, se per esempio adesso ti ci vuole, che ne so, 30 minuti ad asciugare i capelli con la Brazilian Blow Dry, te ne volano 15, perché i capelli non terranno così tanta acqua dentro e saranno molto più facile ad asciugarli e a fare la piega. Allora, dopo quei 3, 4, 5 mesi passati, quando i vostri capelli naturali ritornano nella Brazilian Blow Dry, piano piano se ne va, loro dicono che i capelli sono molto più secchi. Allora, in quei 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesi vi siete abituati a avere questi bei capelli lisci, morbidi, molto più sofficiosi. Quindi dimenticato quanto asciutti erano i vostri capelli. Dopo
tra i 3 e i 6 mesi, quando i vostri capelli cominciano a spuntare il crespo e il riccio, torneranno indietro alla loro naturale feblezza. Posso dire così, non lo so. Dovete rifarla. E basta. Dovete rifarla. So che è un trattamento che comunque costa tantissimo, però vi aiuta col tempo, quindi non terrete così tanto tempo a asciugarvi i capelli, le pieghe terranno meglio, non dovete star lì a passare 1000 volte la piastra la mattina, che cos'altro. È un trattamento favoloso. Penso di aver detto tutto di queste due trattamenti molto diversi, uno liscio, uno riccio. Io li ho avuti tutte e due sono stati veramente favolosi. Ovviamente la Brazilian Blow Dry, devo imparare a dire in italiano, la stiratura brasiliana, uno non è permanente. Dopo 3 mesi comincia a spuntare fuori ancora i tuoi capelli e la permanente sarà permanente. Quindi prima di tutto provate, se non l'avete mai fatto, provate a fare una pizzicata, vedere se vi piace il vostro viso con una permanente, con un capello così riccio, e poi decidete di farlo, perché una volta che fate la permanente non vi suggerirei di fare una stiratura permanente per tornare ai vostri capelli, perché veramente vi brucerete i capelli. Perché se ci è successo ancora di avere una cliente che ha voluto fare la permanente, era sicura, io voglio che i miei capelli ricci, bla bla bla. E dopo 2 settimane è arrivata che vuole una stiratura permanente perché odiava i capelli. E vi bruciate i capelli, non lo suggerisco. Quindi o l'una o l'altra. Non tutte e due, non potete farle tutte e due. Ovviamente con la Brazilian Blow Dry sarà molto più facile. Stiratura brasiliana, te la faccio. Non ho ancora avuto una cliente che non gli è piaciuta la stiratura brasiliana, però non si sa mai. Se avete mai avuto un trattamento di queste, lasciatemi giù un commento, vorrei saperle cosa ne avete pensato voi di questi trattamenti, come li avete trovati, come sono stati i vostri capelli. Spero di aver coperto un po' tutto. Altre domande lasciatele giù e proverò ad andare tra tutte. Io vi vedrò nel prossimo video. Ho parlato tantissimo e il mio dente adesso mi fa un male pazzesco. Ho questo, non mi ricordo più come si chiama in italiano, ho questo dente, è proprio l'ultimo che mi sta uscendo. E ho passato 4 giorni con una faccia così. Quindi questa bella snella e questa bella ciccia. Quindi sta ancora facendo male. Però sì, ce la facciamo. Passeremo anche su questo. Io vi vedrò la prossima settimana. Spero che avete un bellissimo weekend, perché oggi è venerdì. Un grande bacio. Ciao ragazze, vi vedo nel prossimo video. Ciao!